Primo giorno di allenamenti per la nuova Imperia di Mister Lupo. Come la vede? Quali sono le sensazioni per un campionato di serie D che si pronuncia difficile? Beh, sono ottime perché abbiamo tenuto l'ossatura dell'anno scorso. Sono tutti ragazzi vogliosi di mettersi in mostra in un campionato totalmente diverso da quello che è poi l'eccellenza, perché è chiaro che bisogna saltare l'asticella, perché le difficoltà sono raddoppiate rispetto all'anno scorso. Però sono molto felice di quello che ha fatto la proprietà, perché ha dimostrato attaccamento anche loro di voler tenere l'ossatura dell'anno scorso, e abbinando quei 4-5 innesti che possono darci una grande mano quest'anno. Poi abbiamo tanti ragazzi in prova, quindi va bene così, direi. Visto che è un campionato che, come dicevamo appunto, si pronuncia molto impegnativo e all'orizzonte c'è anche un derby che per lei vale doppio. No. No, per me non vale doppio, nel senso che Sanremo è un'altra realtà, sono consolidati, hanno fatto grossi investimenti per poter fare un campionato da protagonisti. Noi invece dobbiamo consolidare la categoria. Il nostro obiettivo è quello di rimanere in categoria, quindi non c'è da fare paragoni con Sanremo. Sanremo fa storia a sé, tanti anni che punta a vincere, anche quest'anno ha una politica totalmente diversa dalla nostra, che è quella di. La nostra è quella di puntare su tutti i giovani del posto. Loro hanno tutta gente di fuori, quindi, come ho detto prima, siccome l'allenatore è un mio grande amico, gli auguro di vincere tutte le partite tranne due.